Sono Luca Battistelli di In-Out Digital. Quest'anno all'ISC presenteremo, oltre ai nostri prodotti tipici che sono sostanzialmente amplificatori compatti in classe D o classe T o sempre dei player MP3 compatti per specifiche installazioni e quindi controllabili da contatti logici oppure da 485, presentiamo, dicevo, il nuovo player NP20R che vediamo qui dietro di me. È un player di rete, controllabile da rete, con a disposizione delle funzionalità avanzate grazie al proprio scheduler, che permette non solo la programmazione di playlist, quindi la creazione di un palinsesto tramite la gestione di priorità differenziate su singola playlist, bensì anche la possibilità di inviare stringhe all'esterno a dispositivi di terze parti tramite TCP o UDP. Altri protocolli supportati sono l'SMTP per l'invio di mail, ad esempio per mandare la cronologia delle tracce che sono state riprodotte settimanalmente o mensilmente al proprio indirizzo email, oppure è disponibile anche il protocollo NTP per la sincronizzazione dello scheduler. In questo caso il player potrà lavorare sia come client, quindi per sincronizzare il proprio clock interno e permettere un funzionamento corretto dello scheduler, sia lavorare come NTP server. Dispone di un hard disk interno di 500 GB che permette l'importazione di tutte le tracce che nel proprio database interno, che permette quindi la riproduzione di tracce dal proprio disco.